Ciao a tutti, benvenuti su Ginger Life. Oggi mi fate compagnia, voglio riorganizzare qualche mobile vicino al lavello della cucina, quindi vado a svuotarlo, pulirlo, riorganizzarlo. E siccome non ho molti cassetti, vado a utilizzare delle scatole. Credo che siano veramente utili se si hanno pochi cassetti in cucina, perché così riorganizzate le cose comodamente e recuperate anche dello spazio. In questo caso io ho deciso di sfruttare lo spazio che ho vicino al lavello per mettere tutte le cose che mi possono servire, come gli strofinacci, le tovaglie, i tovaglioli, i panni per pulire, i detersivi che uso e soprattutto i detersivi che magari ho di scorta. Mi sono resa conto che in questo cassetto dove tengo tovaglioli, tovaglie, tovagliette è diventato davvero un caos, quindi voglio liberarlo e al suo posto voglio mettere solo gli strofinacci da cucina, le presine e basta. E quindi il resto, tovaglie e tovaglioli, vado a riporlo in questa scatola e che trovo anche molto carina e anche utile, perché comunque ci stanno tutte le tovaglie e tovaglioli e poi vado a riporle nel mobile vicino al lavello. Ecco, con un semplice gesto ho riorganizzato e riordinato la prima parte del mobiletto utilizzando una scatola e guardate com'è semplice. Apro il mobiletto e voilà, tiro fuori la mia scatola e prendo quello che mi serve, come avere un cassetto. La stessa cosa faccio con gli stracci per pulire, utilizzo questa scatola carina e vado a riporla sotto, così quando mi serve uno straccio so dove trovarlo. E invece in questo cassetto, dopo averlo svuotato e pulito, vado a riporre tutti gli strofinacci da cucina e le presine. E quindi in questo caso vado anche a recuperare dello spazio ulteriore, ma soprattutto vado a riorganizzare e riordinare meglio questo cassetto che prima era davvero un caos. Ok, ora andiamo a occuparci del mobiletto sotto il lavello. In questo caso non è un mobiletto molto spazioso, quindi ho deciso di svuotarlo, liberarlo, pulirlo e tenere a portata di mano in questo spazio solo esclusivamente i detersivi che utilizzo tutti i giorni. Gli altri andrò a metterli in un altro mobiletto, quindi tolgo la carta, pulisco e sulla superficie del mobile vado a posizionare poi un tappetino di gomma. Lo trovo molto utile, soprattutto perché ripara la superficie del mobile, non la rovina, e in caso dovesse qualche detersivo magari perdere qualche goccia rimane comunque più pulito. Questi tappetini sono comodissimi, li utilizzo spesso, li trovo in un negozietto vicino a casa, ma comunque nei fai da te le trovate sicuramente. Eh sì, IKEA è una salvezza per me, perché comunque con questi contenitori per riorganizzare varie cose riesco a recuperare dello spazio dove spazio non c'è e a riporci tutto quello che mi serve. Ora vado a svuotarlo, questo contenitore, a pulirlo e a posizionare solo le spugne che utilizzo, i guanti e le spugne che utilizzo tutti i giorni. Thank you.
Bene, siamo giunti alla fine con questo mobiletto che andrò a svuotare. Vedete che tengo all'interno comunque aceto, scatole, cibo da aperto. Voglio liberarlo completamente, pulirlo, riorganizzarlo, ma in questo caso voglio mettere sia i detersivi di scorta nel ripiano di sotto della cucina e nel ripiano di sopra spugne e sacchetti per immondizia, guanti, tutto quello che mi serve di scorta, e vado comunque a sfruttare ulteriormente lo spazio utilizzando sempre questi contenitori molto carini che ho preso da IKEA in legno e trovo molto utili, perché in questo modo riesco a recuperare sia lo spazio sotto che quello sopra. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio ancora di seguirci sempre, mi raccomando continuate a iscrivervi e se non volete perdere nessuno dei nostri video attivate la campanella delle notifiche, così sarete sempre aggiornati sui video che postiamo. Intanto vi mando un bacione grande e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao a tutti!